Dopo aver sconfitto l'Inter in Coppa Italia, la Juventus gioca la partita di ritorno in campionato contro la Roma. Una vittoria porterebbe la squadra da quarta a terza in classifica. La Roma è una squadra che dal punto di vista offensivo è una delle migliori della Serie A. Forse come fluidità di gioco, come soluzioni offensive, probabilmente è la migliore. Nella partita dell'andata, Pirlo prende una lezione dalla Roma, perché aggredisce la Roma alta, la Roma ha buonissimi palleggiatori per uscire da quel pressing. Attenzione, la Juventus è molto scoperta. E la Juve si ritrova spessissimo infilata dalle ripartenze romaniste. 2-1 per la Roma. La partita finisce 2-2, presa per i capelli. Il pareggio della Juventus! Ma c'è una prevalenza romanista in quella partita. Per superare la Roma e arrivare al terzo posto, Pirlo e il suo staff dovranno trovare un nuovo assetto tattico per contrastare le ripartenze giallorosse. Andiamo con Cristiano sul primo centrale e accorciamo con i nostri centrali su Mkhitaryan. Facciamo giocare Morata al posto di Kulur, McKennie che fa il lavoro di venire dentro il campo e dare una mano poi ai centrocampisti. Le contromosse, che all'inizio sono teoriche, vanno poi provate in campo per far sì che il giorno dopo in partita riescano il più efficacemente possibile. Loro sono alti, sono bravi di testa. È il mister che deve fare una sintesi di diversi pareri. Palla lì, sul primo palo. Io credo che sia importante che ci siano anche pareri diversi, anche visioni diverse, in maniera tale di arricchire la visione del mister, che poi giustamente ha l'onere e l'onore di prendere le decisioni finali. Alva, quando poi la palla va dall'altra parte vai leggermente dentro, lasciamo un po' più libero quello, però vieni a dare un aiuto dentro il campo. Vai! Dall'Allianz Stadium di Torino, buonasera da Enrico Zambruno. È la 21esima giornata del campionato di Serie A ed è il giorno di Juventus contro Roma. Il Match Analysis Team, capitanato da Antonio Gagliardi, è in posizione, supportato da Riccardo Scirea, responsabile degli analisti. Sarà fondamentale interpretare la partita sotto il profilo tattico e comunicare tempestivamente con il mister, che prenderà le decisioni finali. Roby, prova. Sì, ti sento. Tutto pronto qui all'Allianz Stadium, Orsato al fischietto in bocca, ci siamo, si parte. Buon divertimento con Juventus e Roma, la 21esima giornata del campionato di Serie A. Difendono 5-3-2 con Cristante, seconda punta. Sembra Cristante che gioca là davanti, Palla lungo lì adesso per Veretout, Veretout inseguito da Bonucci, Veretout ancora, si butta dentro, attraversato in mezzo, c'è la deviazione ancora una volta di Alessandro, seconda volta intervento provvidenziale nel match. Quando attaccano sembrano tenere più Villar basso e alzano sia Veretout che Cristante, comunque possiamo fare con Morata. Secondo me Cristante gioca da tre quarti assieme a Mkhitaryan. Però si alza anche Veretout, vedi che se rimane come play. Dunque possiamo tenere Morata sul play, Morata su Villar e far l'uscita che avevamo fatto, capito? Alessandro scappa via sulla corsia mancina, ancora Alessandro, nessuno lo va a pressare, dentro l'area di rigore si porta Alvaro Morata, Alessandro azione personale, palla brasiliana ancora, Alessandro dentro il pallone, c'è la calcio, palla fuori per Ronaldo, Ronaldo la conclusione, la palla in rete, la Juventus è in vantaggio, Cristiano Ronaldo cambia il parziale allo Stadium, Juventus 1, Roma 0, ha segnato ancora Re, CR7, 1-0. Attenzione alla Roma, dentro l'area di rigore, occhio lo spazio creato da Borja Mayoral. Secondo calcio d'angolo della partita a favore della Roma. Alessandro riprende Cristante. Alex, Cristante. E Morata sempre Karsdorp. Morata Karsdorp. Veretout, il suo cross in mezzo di testa, McKennie svetta più in alto di tutti. Roma ancora al limite dell'area di rigore, vuole la conclusione. Ibañez è ribattuta, poi Cristante, palla fuori di pochissimo. Con il supporto tattico dello staff, Pirlo riesce a domare la Roma nel primo tempo, per poi chiudere la partita al 69esimo. Quadrato nel varco per Kulusevski. Kulusevski in mezzo, attenzione! E l'autorete! 2-0 per la Juventus! Ed è un gol importantissimo questo! Finisce qui la partita. Juventus batte Roma 2-0. I tre punti ottenuti contro la Roma consentono alla Juventus di consolidare la sua posizione in classifica, alle spalle di Inter e Milan. Ora la squadra...